e benvenuti a Shopping Compulsivo. Siamo qui stasera per presentare il mio nuovo acquisto. Cosa ho comprato stasera? Ho comprato un baby monitor per la sorveglianza. Siamo tutti quanti d'accordo che la salute del nostro piccolo è al di sopra di ogni altra cosa? Spero di sì. Io ho acquistato questo per monitorare la piccola Vittoria. Molti di voi già si ricorderanno la piccola Vittoria, ma voglio farvi vedere nel dettaglio il mio acquisto. Ok, andiamo ad aprire il pacchettino. Vediamo, ritroviamo subito il manuale di istruzioni, non in lingua italiana. Abbiamo la telecamerina si collega con USB, micro USB. Se riuscite a vedere il cavo micro USB. Qua abbiamo un monitor con display tra un 3 pollici circa. Abbiamo qui all'interno del pacchettino ancora un caricabatterie col cavo decisamente lungo. Andiamo a togliere ancora tutto, abbiamo nella scatolina anche dei t-shirt per collegare il tutto. Direi che provo ad accendere il monitor, vediamo se c'è carico. Welcome, se siete riusciti a vedere, e dice che sta aspettando la connessione. Connessione a cosa? Connessione alla telecamera che è qui, che adesso vado a collegare nella presa di fondo e vediamo che risoluzione ha la signorina. Verso il microfono, il cavalletto e la videocamera, andiamo a vedere che la risoluzione è della migliore. Abbiamo anche l'audio che aumenta, una cosa molto utile per poter vedere se il bambino dorme sveglio o dorme veglia. Abbiamo anche la saffettina per poterlo poggiare comodamente. Adesso lo vado a poggiare in una stanza buia e ritorno da voi in un attimo. Eccomi qui. Possiamo vedere che un fiorellino a distanza di pochi centimetri al buio totale si vede più che chiaro. Non riesco a fare di più perché purtroppo mi manca un attimino di posizioni. Nulla, detto questo, come al solito vi ringrazio per essere qui a vedere i miei video. Se vi è piaciuto, like. Se avete bisogno di suggerimenti o volete darmene, scrivetemi qui sotto. Grazie a tutti e ciao! Attenzione, guardare troppo spesso Shopping Compulsivo può creare seri problemi quali svuotamento del conto corrente, vero shopping compulsivo, problemi con la moglie e o divorzio.